Senta, lei la scuola è un tema forte che riguarda dove il sud appunto tocca tutta l'Italia, dove il sud però diciamo, gioca un ruolo importante, comunque la formazione se per, ancora più importante per certi aspetti rispetto al nord. I soldi sono stati tagliati, la Gelmini lì interdetta con la sua riforma appesa. Beh, quello è stato un paradosso, aver portato avanti una riforma, avere creato anche un dibattito così forte e delle divisioni anche così forti, delle tensioni, e poi dire alla fine, beh, i soldi comunque non ci sono, quindi la riforma non si può fare. Lei cosa avrebbe fatto? Si sarebbe dimessa al Sì, indubbiamente, sì. posto della Forse sì. Gelmini. Sì. Beh, perché questo significa proprio calpestare anche la dignità personale di qualcuno, si sarebbe potuti essere molto più onesti nel dire fin dall'inizio è inutile imbarcarsi in una riforma del genere e forse sarebbe stato molto più utile creare un dibattito, semmai a livello nazionale, in diversi luoghi. Invece è venuta fuori una riforma che non ha avuto un dibattito sufficiente, che è andata avanti anche con fatica e con divisioni, ripeto, e poi per non approdare a nulla. Non l'ho capito proprio il percorso. No, soprattutto cosa fa a questo punto questo ministero? Lei ovviamente dice che era un problema politico, ma a questo punto anche di dignità personale, perché viene messa in discussione anche proprio la credibilità di un ministro. Sì, Questo. viene sminuito anche il lavoro del ministro, perché poi, buono o cattiva che sia una riforma, in ogni caso chiunque si accinge a farla, si mette lì con impegno, credendoci, dovendo sostenere delle tesi anche e soprattutto in maniera ufficiale, in ogni sede, no? E invece poi si arriva alla fine e dice sì, abbiamo scherzato, insomma, non è stato bello. No, infatti, lei dice proprio per la tutela anche della sua dignità politica Appunto. e personale sarebbe andata via, invece lei non è andata via. No, Io? la signora Ah, la Gelmini. Gemini. Beh, non è andata via e adesso non avrà fatto le sue valutazioni. Certo. Avrà voluto non creare ulteriori fibrillazioni in un momento certamente difficile per il governo, non è facile il momento che sta attraversando. No, certo. Senta, un giudizio invece anche sulla Prestigiacomo. Da una parte critica, difende gli interessi della Sicilia, dall'altra sottotraccia rispetto all'ambiente, anche Non è che sia sotto traccia rispetto all'ambiente, è che per l'ambiente non sono ancora state stabilite, eppure siamo in pieno federalismo, non sono state stabilite bene le competenze, un po' come per l'agricoltura, che continuano ad esistere questi ministeri le cui competenze, le cui funzioni sono Quindi proprio non è legate colpa più che della altro ai Prestigiacomo. territori. Ma anche la Prestigiacomo cerca di fare qualche cosa, poi arriva lì al punto e nessuno gliela fa fare. Ma perché si sovrappongono le competenze, quindi qualche volta viene l'idea che alcuni segmenti del governo siano più di facciata che di sostanza. Chiaro. Senta, sulla vicenda rifiuti di Napoli. Si scarica la colpa tendenzialmente sulla rosa Russo Iervolino. La cosa è di nuovo degenerata. Che giudizio ci dà? Anche una chiave di lettura, magari. Vede, il tema dei rifiuti, specialmente in alcuni territori come quello della Campania, è pericolosissimo da affrontare. Io mi sono molto meravigliata quando ho sentito dire il Presidente che abbiamo risolto il problema dei rifiuti. No, abbiamo risolto il problema della pulizia della città per un po' di tempo, ma non il problema dei rifiuti, che è molto più articolato. Perché se è vero che c'è il termovalorizzatore di Acerra che funziona soltanto per un terzo, allora per esempio bisogna intervenire su quello, bisognava supportare la differenziata, cioè si doveva forse rivedere tutto quanto il ciclo dei rifiuti in Campania e Però ci sono le soprattutto. rivolte sociali. Lei dice che è stata fatta una cosa cosmetica, in parte Sì, dice. una cosa molto rapida che è stata certamente di giovamento perché anche l'immagine di una città, insomma, va indubbiamente curata e trattata, però
affrontare il tema dei rifiuti significa decidere una volta per tutte che tipo di ciclo deve esserci in una regione oppure in un territorio interregionale, perché si può anche fare un discorso integrato. La rivolta integrato. Sociale si può estendere dalla campagna? Ma no, secondo me è una cosa molto locale. Circoscritta, anche perché è chiaro che ci sono delle infiltrazioni che tutti quanti conosciamo da tanto tempo e che nessuno può far finta di non conoscere. Ecco perché bisogna individuare un ciclo giusto, corretto, e metterci forse per un po' di tempo una autorità che veramente sappia governare però tutto quanto il sistema. Senta, che messaggio dà Mediaset, il Grande Fratello, uno spettacolo per giovani molto visto al sud? No, guardi, io non lo so perché non lo vedo proprio. Aspetti, mi faccia fare la domanda. Prego. Che ha selezionato tra i propri concorrenti il figlio di un boss della Camorra. Ah, beh, questo non lo sapevo, questa è la notizia. Nella Legolanza? Sì. Così siamo precisi, perché allora Grande Fratello, così facciamo chiacchiericcio. Allora, anche il figlio di un boss della Camorra tra i selezionati del Grande Fratello, si chiama Ferdinando Giordano, è figlio di un camorrista, è stato arrestato, eccetera eccetera. Mediaset, una società seria, cioè, che fa dei programmi insomma, visti in tutto il mondo, anche non solo in Italia, che messaggio credo che abbiano voluto fare anche qui uno scoop, perché quantomeno ne fanno parlare, tant'è vero che no, questo è vero, se ne stiamo parlando. Ma può essere anche un metamessaggio, cioè celebrare il figlio di un camorrista, non lo so, non ma è... guardi, ormai in Italia celebriamo veramente di tutto di più, quindi non... ormai non c'è limite al celebrare qualcuno. Io credo che in queste cose si dovrebbe essere molto, molto accorti. Non conosco questo. Sonia Alfano ha detto disgustoso, per esempio, che ci siano queste partecipazioni e anche le vittime dell'associazione delle vittime della mafia. Sì, beh, però è disgustoso il fatto che si facciano certi tipi di selezioni, perché ci saranno dei regolamenti, si stabilirà se ci deve essere o meno un minimo di limite di etica normale, ecco, voglio dire, di rigore, ma diciamo di normale etica. E evidentemente chi fa queste selezioni preferisce invece affidarsi a queste forme di sollecitazione della curiosità. Lei dice della che gente. È solo uno scoop, non è un messaggio. Solo no, un scoop. Secondo me è soltanto uno non scoop. È un messaggio, no. Ok. Senta, siamo nell'era dei dossieraggi che stanno colpendo, eccetera. Allora, la Marcegaglia è stata colpita da un annuncio di dossieraggio da parte di alcuni giornalisti, sì, che le annunciavano che forse sarebbe, non a lei, ma al suo portavoce, che è la stessa cosa, insomma. Dalle fila della PDL, PDL diciamo pura, nessuna ha detto, ha espresso solidarietà alla Marcegaglia per quello che ha subito con queste minacce. Cioè, le donne PDL hanno ancora paura di dire qualcosa se non è proprio in linea. Allora dov'è la conquista delle donne? Ma io vedo che lei fa molta distinzione di genere. Qui non è un problema di genere. No, ma lei, io faccio le domande di reattività. È assolutamente legittima la sua risposta. Non il è problema che... sì, di reattività rispetto ad alcune cose. Ormai è che in Italia non c'è più un minimo di grado di reattività di fronte a nulla, per cui il dossieraggio se ne parla una settimana, dopodiché la settimana seguente è diventato un fatto accettato. Quindi siccome si era parlato già di dossieraggio per Boffo, poi per Fini, ma adesso perché no anche la Marcegaglia? Vabbè, se ne parla, dice, ma non quel discorso. Non si abitua alle cose. Ogni cosa diventa la violenza, ci si è abituati alla violenza, e la politica fatta in questo modo ci si abitua così, e gli stereotipi, è tutta una cosa della quale si parla, se ne parla 2 o 3 giorni e poi il quarto è già tutto, rientra nella normalità delle cose accettabili. Certo.